Gentili spettatori, buongiorno da Lorenzo Armando della Esport Academy. Le immagini vi giungono in diretta da Pestum. Siamo in una frazione in provincia di Battipaglia per presentarvi per la Tirrenium Cup, la categoria 2012. Le vediamo già in campo per il settore calcio a 7. Us Avellino con la maglia verde, battipagliese, reduce dalla precedente match contro il Cantera Napoli. Vediamo in maglia bianca. Tempo unico da 25, sono questi i minuti che si giocheranno. Formazioni già schierate in campo, manca davvero poco al fischio d'inizio. Ok, grazie. Inizia dunque questo tempo unico, il possesso è per la battipagliese, sarà subito che termina in out. Subito pressing che mette l'Avellino, cerca di mantenere alta la pressione ma si libera dalla marcatura. La formazione in maglia bianca provano a muoversi con Corrado, difficile qui l'ingresso con la difesa di De Martino. Buona l'intercettare verso il centrocampo, fa un po' fatica però a girarsi Voltone, costretto poi a giocare su Corrado e dunque si spinge ulteriormente nelle retrovie con Buccella. Il taglio a sinistra a cercare il compagno, ma c'è Lusse che insiste e la sfera che si muove a filo. Rimessa con le mani, la prima in favore dell'Avellino e del match. Palla che ora si muove pericolosa per Dauria, ma la difesa riesce ad inserirsi, intercetta la traiettoria e riesce la deviazione efficace. Ancora rimessa con le mani, è caduto a terra e Corrado, ma l'azione può proseguire. Taglio in mezzo che viene intercettato, poi Buccella prova a recuperare, a mettere pressione, ma arriva un pizzico in ritardo il numero 7. Attenzione perché qui invece c'è un fallo. Il fischio, forse l'ostruzione che concede questo fallo ai limiti dell'area. Dunque prima occasione che inizia a prendere forma, quella per la battipagliese. Corrado sulla linea di battuta, Battista che intanto lo vediamo a difendere i due pali dell'Avellino, posiziona la barriera composta da tre uomini. La posizione sarà a due, il tocco credo avverrà per Laura Simone, poi a calciare Corrado Mattia. Gli ultimi accorgimenti per quanto riguarda il posizionamento degli uomini in area. E poi si potrà procedere, eccolo, vediamo che si allontana il direttore di gara, c'è il fischio. Pronto Corrado a battere, parte il destro, nulla da fare, palla che si impenna sul fondo. E dunque prima occasione che è sfumata per la battipagliese, si riparte appunto dal fondo da Battista. Il taglio verticale che non viene accolto da Soriano, era davvero difficile il tocco. Tre i minuti che sono trascorsi sul cronometro di gioco, ancora 22 a disposizione delle due formazioni. Possesso ora per la battipagliese, messa un po' però sotto pressione. Maschese lascia uscire, dunque corner per le maglie verdi, per l'Avellino. Subito Dauria che prova a mettersi in mezzo, ma è la cross, ma proprio sul fronte opposto.
palla ai limiti della linea di out, non arriva decisione davanti, da parte del direttore di gara, e quindi si ripartirà dalla laterale, sì. De Martino, vai largo a sinistra, poi vai. È messa a battuta corta, Edoardo non riesce ad inserirsi in modo efficace, ancora lotta con Corrado, sfera che però fuoriesce dal rettangolo verde, dunque si ripartirà dalla squadra di casa. Scontro è caduto a terra ad Aurea Simone, intervento ruvido ma regolare. Ancora rimessa per la squadra in maglia verde, stavolta al taglio prova ad intercettare Corrado, però la traiettoria non è delle migliori, è un tocco con lo scarpino, spiegazioni da parte del Rampone, si confronta con Corrado che chiede appunto spiegazioni. Edoardo, vieni qua a ricevere palla, guarda Edoardo, guarda veloce, riparte il gioco, si può procedere, grande il rimpallo, rimessa laterale garantita ancora per le maglie verdi. Ancora Lavellino sul laterale, prova il tocco in mezzo per Di Martino, Buccella che va ad intercettare la sfera pericolosa spazzata via dalla difesa, Noschese che intanto si preparava già per l'uscita, è stato Mastrolia più veloce a chiudere bene la linea difensiva della Battipagliese. Altro corner, difesa delle maglie bianche messa un attimo sotto pressione da un Avellino che ha iniziato ormai da 6 minuti l'assedio alla porta, sorvegliata da Noschese, e dunque siamo tendenzialmente sempre nella metà campo delle maglie bianche, che ora si trovano in una situazione di pressing molto molto grande. Si sta dimostrando capace molto anche il centrocampo dell'Avellino, che riesce sempre a mantenere una protezione tendente all'offensiva, a cercare di chiudere bene le linee appunto sul centrocampo, sulla linea mediana. Buccella, palla lunga per Dauria che accoglie bene il tocco, prova il taglio in mezzo, c'è Corrado dall'altra parte, un pizzico di potenza in meno, prova comunque a calciare e arriva la conclusione sul secondo palo, non è riuscito a deviarla in modo efficace Battista, e dunque arriva una rete chirurgica che in diagonale si va a spegnere nel sacco sul secondo palo. E dunque 1-0 la Battipagliese che si porta in vantaggio, una rete segnata dalle maglie bianche. Dunque ora Lavellino deve schiacciare l'acceleratore, anche se lo ha fatto fino adesso, dunque dovrà ancora di più correre sul tappeto verde. Intanto rimessa per le maglie bianche, non riesce però a trovare spazio, forse l'ultimo tocco però è ancora per il... sì, ancora per la Battipagliese, c'è stato forse il tocco di De Martino. Palla in mezzo che sfila proprio davanti la porta, senza problemi Battista al recupero. Buono all'attaglio, poi la triangolazione, ma c'è Mastrolia che riesce ad inserirsi nella traiettoria. Attenzione lo scontro tra due, l'arbitro che lascia proseguire, l'arbitro lascia si proseguire l'azione, non c'era alcun irregolare secondo lui. Mastrolia che stavolta viene anticipato, buono al taglio, c'era però, doveva esserci proposto Soriano, forse avrebbe dovuto tagliare sulla diagonale per riuscire ad accogliere meglio il tocco. Palla perfetta, la traiettoria per Corrado, tiro di punta, poteva avvicinarsi un pochino di più, era da solo contro Battista, forse poteva sfruttare questa solitudine per macinare qualche metro ancora sul campo, ha preferito la conclusione dalla distanza che non è arrivata, non è riuscito ad entrare in rete.
Cioè, c'è un colpo intanto, forse probabilmente anzi involontario da parte di Mastrolia. Dammi la 5 minuti. Sì, tira forte, dai. Quanto manca, arbitro? Fallo ai danni di Soriano, lo stesso Soriano che ora si appresta sulla linea di battuta. Siamo disposti a destra rispetto alla fronte offensivo, traiettoria molto complicata da gestire, Noschese che si appresta al posizionamento della barriera, due gli uomini che la comporranno. Parte Soriano, prende la rincorsa, parte il destro, deviazione della barriera, colpito in maniera molto ruvida Voltone dalla sfera, continua però a giocare. Arbitro, quanto è passato? E dunque rimessa per le maglie bianche, ancora la Battipagliese che prova ad insistere. Stanno molto giocando con le palle alte, la squadra di casa, la squadra in maglia bianca, ma non riescono ad inserirsi. C'è l'Avellino che riesce ad anticipare molto bene i movimenti della Battipagliese, per cui è un gioco complicato quello che stanno attuando qui, il poker di maglie verdi. E il rimpallo favorisce, buono il taglio in mezzo, Buccella qui stava per commettere l'errore, la deviazione, ma la palla è ancora buona. Noschese, l'uno contro uno, la parata è ancora, l'insiste la difesa, riesce a mantenere il risultato sul più uno. Intervento difensivo impeccabile quello della Battipagliese. Possono ora passare all'offensiva, ancora D'Auria frontalmente con Corrado, il tiro di prima che si va ad impennare sopra la traversa. Forze fresche in campo dell'Avellino, intanto si riparte da Battista. Guarda Petracca, nei piedi te la devi dare, guardami, te la dai nei piedi. Petracca, Di Gregorio, devi stare largo di là. Oh, dovete stare stretti. Ok, dai, veloce. Gioca sta palla, Leo, di là, largati, io dico. Battista che restituisce la palla verso il centrocampo, dove accoglie il tiro di Buccella che prova ad intercettare. Centrocampo però anche dell'Avellino che cerca di chiudere la linea difensiva, ancora lotta sulla linea mediana. Si inseriscono tridente, anzi quattro, gli uomini che provano il taglio frontalmente, sporcata la traiettoria da Buccella, la palla pericolosa, il taglio verticale ancora per Corrado che però non riesce a trovare il giusto spazio e dunque possono ripartire le maglie verdi. L'ultimo tocco per la Battipagliese. Petracca, subito di là me la devi giocare. Ecco lì, ancora Corrado con i tiri di prima che non riescono però a trovare la giusta incisività. Ripartono ancora le maglie verdi, buono l'appoggio frontale, poi la triangolazione, parte il destro, difesa che va a deviare, due uomini a terra, lasciano proseguire, ma poi c'è la scivolata su Corrado. E qui scatta il fallo sulla tre quarti in favore della Battipagliese. Mancino in profondità, deviato da Di Battista, ma non riesce a bloccarla, a farla sua al 100%, e poi cadono nuovamente a terra i due giocatori avversari. Stavolta il fallo accordato per le maglie verdi. E dunque può ripartire la Velinese in difesa, il tocco lungo linea. Un po' troppo timido. Un po' troppo timido per riuscire ad accogliere il tiro del centrocampo, l'appoggio del centrocampo anticipato. Ancora scontro, Corrado prova ad inserirsi, non ci riesce. Anche Pisapia prova ad intercettare la diagonale e Noschese qui che riesce a farla sua. Come vieni di là, bravo! Tutta la fascia, Parmisano, eccolo lì! Gioca sta palla, non la perde. Qui se l'allunga, ma non riesce poi ad essere incisivo, il movimento sulla fascia che viene stoppato. Provano sul binario opposto i ragazzi di Avellino, fanno però un po' fatica, qui Buccella liscia il pallone
e c'è però il tocco falloso, forse per sbaglio si è appoggiato sulla mano. E dunque stavolta la punizione verrà battuta sul fronte opposto rispetto a quella che ha battuto Soriano. Panetta ora sulla linea di battuta, pronto a calciare. Mister che dice di stare attento alla respinta, dunque vediamo come si comporterà Panetta. Parte il destro, barriera superata e si sente il colpo del metallo della traversa. Girati, Soriano, gira di Steli, dai. Tiro molto ben caricato. Vai. Mantiene alta la pressione, attenzione perché c'è un piccolo errore della difesa della Battipagliese, ne stava per approfittare l'Avellino, stava per sfruttare un'occasione d'oro che si era creata per portarsi sul gol del pareggio, prova a rimediare Corrado. Ancora movimento a centrocampo, la lotta per riacquistare il possesso della sfera. Palmisano, lo fare, Palmisano non riesce ad inserirsi. Ancora lotta al tiro di punta, qui la mira che Palmisano non riesce ad essere precisa. Gaeta, largo a sinistra. Dai. E dunque Noschese a rimetterla in gioco. Tocco in mezzo, qui rimpalla, attenzione. Attenzione, il plot twist, si rimescolano le carte in tavola, rimpallo. Fortunato per l'Avellinese, Noschese non l'aveva vista e dunque l'ago della bilancia che ora torna al centro 1-1. Vediamo cosa accadrà ora in questo tempo rimanente. Parziale che ritorna in equilibrio. Tanto c'è un altro fallo per l'Avellino, Soriano sulla linea di battuta. Stavolta siamo centrali, le abbiamo fatte tutte e tre, destra, sinistra e ora centro. Vediamo come si comporterà la difesa della Battipagliese. Noschese che ultima il posizionamento della barriera. E Soriano già piantato sulla linea mediana. Parte il fischio, può calciare il giocatore di Avellino, barriera colpita, attenzione perché sulla ribattuta potrebbe esserci una contropiede. Ancora palla tra i piedi di Soriano, parte un a destro un po' confuso, forse doveva giocare come suggerisce il mister sul binario di destra per tentare di trovare il sentiero libero. Buono il momento sulla fascia lungolina, ma non riesce a passare questa sfera, finisce in out. Vieni Soriano, vai avanti Palmisano, ha giocato a destra, vieni veloce, dai! 17 Palmisano. I minuti sul cronometro di gioco. Veloce. Manca moltissimo alla termine del match, parziale di 1-1. Buono qui il movimento tagliando, ma troppo lunga, ce la fa però a tenerla in gioco. Corrado messo poi alle strette dal centrocampo di Martino, ma non riesce ad inserirsi. Guadagnano però comunque il corner prezioso. Parte il corner, Battipagliese raso terra, qui facile la deviazione per la difesa. Ancora corner dunque. Stavolta un po' più alto il taglio in mezzo, c'è il tocco di Battista, ma la direzione non è stata efficace. Movimento stavolta sul corner opposto, scivolata. Ancora un'altra scivolata. Sasso riesce a chiudere bene, l'intervento è regolare. Gaeta batte, guarda Palmisano, veloce. Palmisano. Laterale per l'Avellino. La palla in mezzo, anticipa la difesa, Noschese al recupero sicuro. C'è un corridoio libero, prova a percorrerlo Corrado. Poi si mette in mezzo il tiro di punta, interviene Battista, ma la palla termina in out. Guarda, vedi,
Sergio Edoardo, Edoardo, Michael, Michael, uno subito, non la fermerete. Ancora Corrado, per ora sicuramente una delle personalità più persistenti per quanto riguarda la battipagliese, sempre in attacco e sul centrocampo, grandissimi i movimenti del numero 7. Traiettoria in mezzo, nulla da fare, questo corner che non riesce a trovare spazio. Pronto il laterale. Navellino sul punto di battuta in difesa, prova ad anticipare, ci riesce Pisapia, prova a servire centralmente, c'è il taglio, non riesce però ad inserirsi Dauria Simone, il possesso però viene recuperato ancora Pisapia, buonissimo il 1-2, grande tackle, poi parte Corrado col destro, arriva il gol del vantaggio, tiro da Cecchino che si va a spegnere sul primo palo. Grandissimo numero 7 che si conferma uno dei migliori in campo. E dunque scavalca la battipagliese quando manca sempre meno alla fine del match. Dunque 5 circa i minuti rimanenti, il tempo stringe per l'Avellino che deve consumare tutto il carburante nel serbatoio per tentare di raggiungere ora questo divario che si è creato di una rete. Stai dormendo stamattina, dai! Di tre gol! Di là, non la devi portare, Michael, quando sei bravo! Ecco! Buono qui, favorito, grandissima la punta, parte il destro sul secondo palo! E arriva la rete! La rete, il 2-2! Grandissimo! Qui Gatta riesce a siglare il gol del pareggio e dunque la partita si riapre nuovamente. Grandissimo, tra l'altro, l'intervento veramente fantastico, un appoggio perfetto sul secondo palo, infatti la rete è arrivata, Noschese era riuscito ad tenere d'occhio il primo palo ma si è trovato completamente disarmato poi sul tocco dell'uomo sul secondo palo che non gli ha lasciato scampo. Marca Carbone, vieni Gaeta, va a sinistra di Gregorio. E dunque panca sempre meno, partita ancora aperta in termini di risultati, vediamo come si useranno questi ultimi minuti da parte di una e dell'altra squadra. Difesa che spazza via, controllo col petto un po' difficile, nulla da fare, aveva provato Dauria Simone ad inserirsi tra i due uomini in difesa ma la palla ormai era arrivata da Battista. Buona la diagonale che riesce ad accogliere il tocco di Gatto, almeno ci prova. C'è un sentiero libero per Corrado, prova a calciare ma non ci riesce. Ora tocco per Pisapia, anticipato però. Insiste ancora l'Avellino. Grande la tecnica, mamma mia, super le punte con le maglie verdi, grandissima la tecnica, ora provano sul binario di sinistra, vediamo se la strada riesce a trovare una via di fuga, niente da fare, non sono riuscito a trovare la luce in fondo al tunnel, difesa che spazza via bene. Circa due al termine. Devono mantenere alta la pressione, tutte e due devono sfruttare questi ultimi minuti per essere incisivi all'offensiva, per mantenere il pressing molto alto. Di qua Leo, di qua veloce, bravo.
attacco di spalle, Leo. Vai ancora, dai, sulle piedi, dai. Pisapia, buonissimo il tocco per Buccella. Difesa che rende ostico l'intervento. Grande quella difesa del Avellino, sono riusciti a riuscire a risolvere la situazione che si recreata con Pisapia e poi Corrado che prova di inserirsi. Grande risposta. Oh, oh, Leo, ti ho detto! Tieni di che, attaccalo! Attaccalo! Dani! Gioca! Bravo! Adesso era 1-2, correre! Veloce! Niente da fare, ha provato il taglio sul primo palo, difficile l'ingresso da quell'angolazione. Ultimo giro d'orologio più eventuale recupero, vediamo già i controlli della direttore di gara che osserva l'orologio. Una delle ultime occasioni, palla tra i piedi di Corrado, deve pensare in fretta, c'è proposto Dauria in mezzo, nulla da fare, difesa che ancora spazza via, ora lotta con Buccella, la palla altissima che si va a spegnere sul fondo e a spegnersi è anche la candela di questo match, di questo tempo unico. E dunque Avellino Battipagliesi, il risultato finale sulla 2-2, partita in equilibrio dall'inizio alla fine, grandi le occasioni create da entrambe le squadre, ci hanno fatto divertire e poi il parziale ne è la prova dell'equilibrio di questo match. Io vi ringrazio per aver condiviso con me le emozioni di questa partita, vi do appuntamento ai prossimi match. Gentili spettatori, buongiorno, ci troviamo nell'omonima frazione di Battipaglia, siamo a Pestum per presentarvi per la categoria 2012. Si sfidano quest'oggi Cantera Napoli in maglia blu contro Battipagliesi in questa maglia bianca. Vediamo subito il Cantera Napoli che parte aggressivo. Buon Andrea, va bene? Mattia, batti tu, guarda il campo è piccolo, ok? Puoi anche scambiare! Prima rimessa per il Cantera Napoli, parte il tiro morbido che viene intercettato. Ora il turno di Corrado che prova subito a calciare, Iazzetta attento all'azione. E possesso ora per le maglie blu, c'è la lotta a filo con la linea di Outerbest, riesce a intercettare bene la sfera, prova il taglio, gioca sicuro su una Iazzetta, ora sul binario di sinistra cerca di inserirsi. Ancora Iazzetta a controllare la sfera. Qual è quello su Facebook? Prova ancora ad insistere la Battipagliese, c'è il tiro di Dauria, prova a calciare ma troppo debole, viene intercettato da Iazzetta senza problemi. Si mette in mezzo ancora a Corrado, non si arrende, altra presa di Iazzetta. Primo minuto e mezzo di gioco, già il numero uno della Cantera Napoli inizia ad intervenire sulle sfere, si dimostra da subito attento. Rimessa ancora per le maglie blu, una volta incontra la difesa di Sasso che prova ma non riesce, dunque il primo tiro, il primo rete del match aggiudicata per il Cantera Napoli a 2 minuti dall'inizio. E dunque di nuovo la sfera al centro, il primo tocco dunque è per la squadra di casa. Si è disposto a centrocampo Dauria, partenza in quarta per il Cantera Napoli che dunque si porta in vantaggio per 1-0. Parte un tiro dalla distanza a sfiorare il primo palo ma si spegne sul fondo e dunque si ripartirà ora dal numero 1 della Battipagliese. Stavolta saranno Schiese ad entrare in porta, messa ancora per le maglie bianche, il controllo un po' a fatica a centrocampo per intercettare ancora le maglie blu, perché la triangolazione, l'appoggio ha uno spazio per calciare, ci riesce e col tiro con il rimbalzo e non è riuscito a stoppare di nuovo uno Schese e dunque arriva il 2-0
Prendi posto D'Andrea. Partenza sprint per la squadra di Napoli, parziale che li vede in vantaggio sul 2-0. Doccia fredda per la squadra di casa, adesso devono raccogliere l'energia. Ricordo il tempo essere un tempo unico da 25 minuti. Dunque già 4 sono passati. Per fortuna oggi il tempo, con qualche nuvola sottile, riesce a mantenere un clima vivibile in campo. Lotta intanto a centrocampo con Miccoli, riesce a farsi una sfera, guadagna anche la rimessa. Ora si può spingere ancora in avanti il cantera Napoli, alla risposta di testa della tre quarti, che però non riesce ad intervenire in maniera efficace. Poi Ventura prova il gioco col compagno, viene intercettato però ancora da Voltone, che ha cercato di rubare la sfera. Grandissimo qui il taglio, cerca un sentiero libero, prova a girarsi dietro. Poi il tocco per Ioimo, prova a calciare col destro, insiste ancora. Un'altra scarica di colpi che viene però intercettata da Noschese. Possono tentare la ripartenza i ragazzi di Battipaglia con Davide, che però poi cade a terra. È rimasto a terra Dauria dopo lo scontro. Fortuna ancora nulla di grave, può continuare tranquillamente a giocare. Direttore di gara con la sfera in mano. Mettiamo un po' più a bordo campo per avere una visuale migliore. E dunque si riparte da Iazzietta. Ioimo ancora la lotta con Ioimo, cerca di inserirsi a proteggerla con il corpo Pisapia. Grosso alla rimessa laterale. Non è lo stop, ma viene recuperato dalla squadra di casa, non riesce a inserirsi tra i due uomini. C'era Ioimo attento, parte il destro ancora di Minello. Super il 3-0 che arriva al sesto minuto. E dunque 3 le reti siglate dalla squadra di Napoli. Mettono da subito i puntini sulle i. Battipaglia che ora deve lottare in questo tempo rimanente, in questi 20 minuti, per riuscire a risanare il parziale. L'inerzia che ha creato la squadra di Napoli sicuramente è veramente alta, veramente forte, con questo 3-0 che complica le cose per la squadra di casa, ma cercano ancora di inserirsi. Grande chiusura di Iazzietta, super. Ciononostante la Battipagliese ancora insiste sempre sul pezzo Corrado e Dauria, che stanno da subito tentando intanto con questo corner. Ancora la respinta di Iazzietta, ma è scoperto il secondo palo, provano a mantenerla in gioco, non ci riescono con Bucella, e dunque si ripartirà dal fondo delle maglie blu. Tocco corto su Ioimo, messo un po' alle strette, Corrado che fa pressing e cade infatti a terra lo stesso numero 5. Si può ripartire con questo fallo in difesa. Corrado che ancora segue l'azione, parte il cross in profondità, tutto solo davanti la porta, palla che si impenna sulla traversa, conclusione sfiorata per dietro. Va a recuperare la sfera Noschese. Ancora Noschese con la sfera in mano. Vai tu, Tommy! Prova subito il taglio Ventura. Palla che arriva lungo linea, ma fuoriesce dal tappeto verde. 3-1, 8 i minuti sul cronometro di gioco, 8 e mezzo per la precisione. Sfera nuovamente al centro. Parte un tiro dalla distanza che si va a spegnere sul fondo. Non è la migliore delle idee. Oh, silenzio e giochiamo! Tommy, vai tu! Sali Mario! Ancora tocco su Noschese, messo un attimo sotto pressione, ma ad insistere Ioimo
il tocco lungo linea che però viene recuperato sulla tre quarti alla lotta. Insiste ancora, non si arrende il canterano. Ventura che osserva la rimessa di Noschese. Palla che si muove ora verso il centrocampo, cercano un taglio che non arriva. Insiste ancora la battipagliese, flipper, palla restituita, tocco perfetto per Ventura. La difesa tra tre uomini che però non riesce a trovare la spazio da parte del numero 24, che è stato sopraffatto dalla trista di maglie bianche. Palla ancora per Iazzetta, prova qui ad inserirsi, attenzione la sfera che supera la linea della porta, si è fatto sorprendere il numero uno tra i pali della cantera Napoli, ne ha approfittato Dauria e dunque ora un solo gol separa le maglie blu dal pareggio, una rete sotto la squadra di casa, la battipagliese. Tommy, lo puoi attaccare, Tommy! Piccolo errore di valutazione. Tommy, svegliati un po', Tommy! È andato Cristian. Brando sul laterale. Ancora Brando, c'è Ioimo proposto, difesa che risponde con la testa, l'ultimo uomo qui deve fare attenzione, Niccoli a come si comporta. Molto rischioso il tocco del numero 19, era l'ultimo uomo prima di Iazzetta. Scatta inoltre la punizione, Corrado già disposto al centro del campo, punizione che sarà battuta quasi sul dischetto nel calcio d'inizio, due gli uomini in barriera con la maglia blu. Parte Corrado, pronto il destro, supera la barriera, parata in due tempi e Iazzetta neutralizza. Lo stesso Iazzetta ora al servizio in profondità, troppo però. Noschese. Mario vai! Ma ancora ad insistere Mario Ioimo, non si arrende, c'era il taglio sul secondo palo. Vai! E c'è qui, attenzione, il calcio di rigore, il tocco di mano in aria, inequivocabile, c'era proprio il direttore di gara avverso e dunque arriva il rigore per il cantera Napoli. Basta qui. Pronto sulla battuta, c'è la parata di Noschese, super intervento, non si è fatto sorprendere e non si fa sorprendere neanche Noschese. Riescono dunque a mantenere il risultato sul meno uno, sono riusciti a salvare la rete da un altro gol che li avrebbe portati sul 4-2, quindi molto più complicata da risanare in termini di parziale di gioco. 14esimo minuto, la palla che si impenna vicino alla telecamera, non c'è fallo secondo il direttore di gara, c'è un giocatore a terra e Dauria Simone, l'azione però può proseguire. Ad un attimo di confusione, la rimessa è in favore della squadra di casa. Guadagnano comunque il corner, dunque ancora il cantera Napoli sulla bandierina. Brando, la palla in mezzo che non riesce ad accogliere il tiro. Andiamo, dai, Andrea! Che era proposto proprio tra i due pali di fronte a Noschese. Si ripartirà con la rimessa della squadra di casa. Qui il pallone che schizza via tra i piedi di Buccella e Iazzetta va a chiudere un possibile tocco molto pericoloso, c'era Corrado appostato sul secondo palo, dunque saggia la decisione del numero uno, ma cerca un sentiero libero che però non trova Boltone e dunque la palla ora che si muove a centrocampo ancora sul laterale per le maglie bianche. Infastidito Buccella, non riesce a giocare bene, la sfera che scivolava dalle parti di Ioimo che prova a tagliare sul binario di destra ma fa deragliare, si mette in mezzo Ciuccio, poi ancora ad intercettare Corrado, prova a mantenere alto il pressing, non si riesce, colpi di testa
a cercare di servire la palla sul numero 7. Per un attimo riesce ad inserirsi tra le maglie difensive e avversari. Ora lo scontro insieme agli attacchi. Il 4-2, la conclusione che è arrivata da centrocampo. Ancora Mario. Ancora ad anticipare il cantera Napoli. Palla che rimbalza, c'è un giocatore a terra. L'arbitro lascia proseguire, cade a terra anche Corrado. Stavolta il gioco si ferma sotto qualche piccola protesta da parte dei tifosi sugli spalti. Mario, vai a centro play. Gioco temporaneamente fermo dopo il momento a terra di Ioimo. C'è però il fallo fischiato ai danni della Battipagliese, e dunque ora Corrado sulla linea di battuta. Al centro della porta, è buono per Iovinella. Brando prova il taglio in mezzo, deviazione della difesa della Battipagliese, parte un mancino di Nicoli che si va ad impennare. Dai Tommy, fino alla fine, dai Mattia Sari. Palla lunga, difesa della cantera che respinge, sfera che ora si muove a centrocampo. Prova a cercare una strada libera, fa fatica ad inserirsi Iovinella. Provano l'approccio sul binario opposto, ancora a mantenere alto il pressing Ioimo. Ora palla che si muove sul corner verso Buccella. Frontalmente parte un destro, la deviazione che indebolisce il tiro di Voltone. Mario, vieni! E dunque Iazzetta la porta al centrocampo. Grande il tocco di Iovinello. C'è però il tocco, fa il gesto il direttore di gara con la mano. E dunque si ripartirà. Iazzetta. Ah ok, aspetta Andrea, aspetta, fermati. Pagano deve arrivare in fondo, aspetta. Sì. Laterale, aspetta. Si batterà forse il fondo, invece no, sarà laterale a quanto sembra. Squadra Emiliano, accompagniamo. Vai. Mattia, vai lungo. Può ripartire dunque la Battipagliese in zona centrocampo con Corrado. Prova sul binario opposto, fa un po' fatica ad inserirsi Ventura, prova a rubare il possesso della palla, la sfera che esce, l'ultimo tocco è stato dunque per la Battipagliese. Mi ricevi? Siamo ormai agli sgoccioli, manca davvero poco alla termine del match. Vediamo come gestirà queste ultime palle Corrado Mattia. La palla in mezzo, Lorenzo, vieni, Lorenzo. Mare la sfera. Mattia, faccio una bella punizione. Tira forte di quello che vede. Rimani, ma Mario, Mattia. Miccoli sulla linea di battuta, due gli uomini in barriera, vediamo se si aggiungerà anche Buccella, sembrerebbe di no. Si prepara forse per la ribattuta, parte il mancino proprio vicino all'incrocio dei pali. Grande l'idea, ottima mira del numero 19, un pizzico di potenza in meno avrebbe messo sicuramente in difficoltà Noschella. Ecco Andrea. Chiaramente ora il tempo è agli sgoccioli, la cantera Napoli può pensare più lucidamente, avendo forse ci sarà qualche altro istante di recupero per via del gioco temporaneamente fermo quando Ioimo era caduto a terra. C'è qui un altro tocco di mano, vediamo la decisione del direttore di gara, forse sarà proprio ai limiti dell'area, sì. Sfera che viene posizionata proprio sulla linea gialla. Accademia, eccoci, siamo
ufficialmente in live, è già iniziato il match Fusco Academy Batti Pagliese per la categoria 2012 di calcio a 7. Chiedo scusa se in live non avete visto il fischio d'inizio, ma essendo andati per le lunghe non siamo riusciti, l'arbitro ha iniziato il match. Mi chiedo scusa se la presentazione lascia un po' il tempo che trova, comunque presentiamo le squadre. La Fusco Academy la vediamo in maglia rossa contro la squadra del posto, la Batti Pagliese, in maglia bianconera. È iniziata da pochissimi istanti chiaramente la partita, meno di un minuto come ricorda il tempo in live, la timeline in live. Subito tocco aggressivo per la Fusco. E dunque pronta la ripartenza per il Batti Pagliese. Subito smorzata da Santiangelo, lo presentiamo a difendere i due pali della Fusco Academy. Sul binario di destra provano ad inserirsi, il tocco è buono per lungo, poi costretti a retrocedere e mantengono ancora alta la pressione i ragazzi in maglia rossa in questi primissimi istanti di gioco. Subito fallo ai danni appunto della Fusco Academy. Due minuti sono trascorsi sul cronometro di gioco, ricordo i due tempi da 18 minuti ciascuno per, ripeto, ricordo la categoria 2012 di calcio a 7 di questa edizione della Tirrenium Cup. Per terra qualche attimo di stop. Parte la punizione profonda della Fusco che però non riesce a trovare spazio. Palla a lungo linea, buono il tiro accolto, il passaggio a centrocampo. La Batti Pagliese che prova ad insistere, grande gioco con i piedi, cerca di inserirsi Luciani. Ma non si lascia sorprendere, il numero 1 Batti Pagliese. Corner dunque per le maglie rosse, parte il tiro in mezzo, sporcata la traiettoria, grande gesto con le mani del numero 1 delle maglie nere. Altro corner, stavolta sul fronte opposto, ha provato a saltare Luciani, non c'è arrivato. Può ripartire con questa rimessa con le mani la squadra di casa. Altra rimessa per i bianconeri, però più indietro, ricorda il direttore di gara, si era spostato un po' troppo il Batti Pagliese. Tocco difficile da gestire, prova ad inserirsi Romano per rubare la sfera, ma non ci riesce. Ora ancora all'offensiva a lungo, lotta ancora con lo stesso Romano che prova a rubare il possesso della palla, non c'è però riuscito. Dunque è rimessa laterale per i bianconeri. Rimessa nera, dice il direttore di gara, non sono tutti d'accordo, ma ad ogni modo abbiamo ha già preso la sua decisione. Altro tocco, stavolta il colpo di tacco che cerca di sporcare la traiettoria, quello di Magangone. Grande qui la scivolata di Mossuto che va ad allontanare possibile taglio che stavano effettuando sulla tre quarti la squadra di casa. Stavolta il filtrante arriva in profondità, però c'è il poker di maglie rosse che impedisce di penetrare la barriera, dunque deve riposizionarsi in fretta Macangone. Attenzione, sfiorato il brivido per Santi,
ancora ad anticipare la squadra di casa e il filtrante, che il passaggio, scusate, che va a chiudersi sull'out laterale. Ci spostiamo sul fronte opposto. Sant'Angelo può tirare un sospiro di sollievo. Prende il colpo di testa all'offensiva. Difesa battipagliese messa un attimo sotto pressione. Si sono ora liberati per un attimo dalla marcatura, ma ancora ad insistere, ancora aggressivo Luciani. Difesa della squadra di casa messa alle strette. Ci sono più uomini con la maglia rossa, aspetta il tocco, ma Cangone poi perde il possesso, si stava per spostare sul binario di sinistra di Giacomo, ma non è riuscito ad andare all'offensiva. Parte un destro un po' timido, deviazione che ha favorito la presa con le mani del numero uno dei bianconeri. Rimessa corta, ancora dar fastidio Luciani, ancora proposto in aria, però il pallone viene spazzato via, deve ritornare Mossutto, che si era un po' troppo spostato dalla sua zona di competenza, e poi Romano Andrea che è fisso in difesa, appunto per permettere probabilmente anche a Mossutto di poter avere una maggiore mobilità sulla tre quarti. Lo stesso Mossutto che poi prova la scivolata, rimantengono il possesso del pallone. Attenzione, è interessantissimo, c'è De Rosa proposto all'interno dell'area, cercano il taglio che però non riesce ad avvenire in maniera efficace. Romano ancora a mantenere alto il possesso, prova ad anticipare, non ci riesce, lungo. Possibilità ora per la squadra di casa, grande qui il tiro, doppio alla cieca, pallone servito perfettamente per Macangone, che ora può provare a girarsi ma non ci riesce, anticipa ancora Romano. Minuti di fuoco, flipper di palle. L'occasione per i battipagliesi smorzata dalla difesa però di Mossutto. Rimessa rossa. Rimpallo che gli garantisce addirittura il fondo e dunque si ripartirà da Sant'Angelo. Un attimo ha rischiato la difesa, scivolata eseguita perfettamente che riacquista anche il possesso della sfera. Possono ora passare all'offensiva i bianconeri, c'è un sentiero libero sulla ruota di sinistra, vediamo col numero 11 che alza il braccio, si era proposto per raccogliere la sfera. Ancora lotta con Mossutto Alessandro. Palla in mezzo, c'è stato però il fischio. La palla è entrata, era entrata in porta. C'è però il fallo in difesa, dunque si ripartirà dalla retroguardia delle maglie rosse. Qui l'errore della difesa, attenzione perché non c'era nessuno su cui servire questo pallone e dunque può tirare un sospiro di sollievo Sant'Angelo, che si era visto la palla sfiorata davanti a, la palla che sfilava proprio davanti ai suoi occhi. Palla lunga, fondo difeso egregiamente, si può ripartire. Stavolta dalla retroguardia della squadra di casa, qui forse trattenuto, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Sant'Angelo serve velocemente per la difesa, messa un po' alle strette, cioè forse Di Giacomo per cercare una soluzione. 9 e mezzo, quasi 10 sono trascorsi intanto sul cronometro di gioco, ancora circa 8 da giocare di questa prima frazione, composta da due tempi da 18 minuti.
Tocco per Romano, cadono a terra due, forse colpito al fianco, e la numero 6 poi si rialza. Nulla di grave. Buono il centrocampo, c'è il sentiero libero, può provare ad andare all'offensiva Luciani, il tocco è buono per Lungo, ma se la mette troppo in profondità. Poteva essere l'occasione per la Fusco Academy. Giacomo a lottare per la sfera sul binario di sinistra, c'era proposto Lungo. Tre contro due, parte un destro che va a sfiorare il primo palo. C'è aria intanto di cambi per i bianconeri, di cui purtroppo ancora non posso nominare i giocatori dato che la distinta è sprovvista di numeri, dunque attenderemo il primo tempo e cercherò appunto di scovare il numero corrispondente al cognome dei ragazzi, così da potervi raccontare in maniera più accurata ciò che accade. Tanto l'1-2 prova a mettersi in mezzo Romano, sfiorato il brivido, Sant'Angelo era attento sul primo palo, corner, non è ancora finito l'assedio dei bianconeri. Stavolta in profondità parte il tocco di prima, va alla deviazione, si era messo in mezzo Luciani, possibile contropiede che però viene smorzato da una Fusco Academy che era troppo bassa per poter salire all'offensiva. Sono ritornati in tempo la squadra di casa, dunque era molto complicato riuscire a coadiuvare un'offensiva basata su questa ripartenza. Circa 5 al termine, manca ormai poco il tempo e agli sgoccioli, la parziale ancora sullo 0-0, parte il destro e c'è il gol, sembra che l'abbia gufata per le maglie nere, ma c'è il gol di Luciani Antonio Maria a 13 minuti dall'inizio del match, proprio mentre stavo per dire che non c'erano ancora state reti, arriva l'1-0 della Fusco Academy. E dunque passano in vantaggio le maglie rosse, squadra di casa. Ora che si trova sotto di una rete, a ridosso quasi della fine del primo tempo, manca davvero poco. Altra azione, buono il pallone per Lungo, ma stavolta è troppo angolato, la traiettoria era scomoda. Si riparte dal fondo del battipagliese, buono l'appoggio, peccato non ci fosse nessuno sul secondo palo, chissà, forse sarebbero riusciti a sorprendere Sant'Angelo. Tocco di prima di Lungo, palla scomoda da gestire per Luciani. Tocco sicuro per il numero 1 bianco-nero. Insiste ancora il battipagliese, buono il taglio a centrocampo, ci sono giocatori proposti, anticipa però Romano a spazzare via la sfera. Tocco ancora per Lungo che però non riesce a far sua la sfera. Ancora lotta e c'è però la palla che è uscita fuori dal rettangolo verde, dunque si può ripartire. Rimessa per le maglie nere, prova ad anticipare, in qualche modo ci riesce Di Giacomo. Palla poi deviata, il recupero facile per la difesa, ma va a insistere ancora la Fusco Academy.
succeda bene a terra Sant'Angelo. Ripartire dal fondo delle maglie rosse, palla che rimbalza tra Luciani e Lungo. Rimessa a Battipagliese, buono a proporsi in aria, la palla pericolosa, e l'ha scoperto il secondo palo. Prova ad anticipare, scivolata qui rischiosa. Pronti per la ripartenza, almeno ci provano con Luciani, il servizio in mezzo che però non trova spazio e il rimpallo, palla che finisce in out, rimessa nera, c'è però la punizione proprio per le maglie nere. Palla dar fastidio Lungo e Matangone. Provano sul binario di destra, intercetta la traiettoria di Giacomo. Ma è ancora offensiva i bianconeri. Provano a portarsi in avanti con esplodendo il destro sul primo palo, che però non riesce a trovare spazio. Stanno consumando tutte le cartucce a loro disposizione, stanno bombardando la porta della Fusco Academy. Ma nulla da fare. Parziali ancora sull'1-0 per le maglie rosse. Con Di Giacomo stavano cercando il triangolo, però a sinistra era molto scomodo, c'erano più giocatori bianconeri. Il taglio in mezzo va a sporcare la traiettoria con la testa, grande difesa della Fusco Academy, alta risposta. Ma Cangone che lotta sul centrocampo per far sua la sfera, nulla da fare, e c'è il fischio del direttore di gara che ferma qui la prima frazione di gioco. Un piccolo break e noi ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci, direttore di gara che richiama l'attenzione col fischietto, possiamo procedere con la seconda frazione di gioco.
la prima caratterizzata appunto dal vantaggio che ha consolidato la Fusco Academy con il gol eseguito da Luciani Antonio Maria che li ha portati sull'1-0. Vediamo come gestirà il vantaggio la squadra di casa in questa seconda frazione di gioco. Altri 18 minuti sul cronometro. Laura Simone che si guarda intorno, il pressing segue Amura. Colpo di testa, prova ad avanzare con Dauria, cade a terra Corrado. Noschese ora tra i pali della squadra di casa della Battipagliese e sempre Sant'Angelo per quanto riguarda le maglie rosse. Qualche attimo di esitazione, prova a fare la sua la Cangoni al centro del campo, poi se la allunga Di Giacomo, nulla da fare, palla ora tra le mani di Noschese, opta il tocco corto sicuro su Voltone, prova a saltare Amura, palla ancora in difesa, c'è il taglio sul binario di sinistra, grande qui a saltare, prova la profondità. C'è dunque punizione, occasione per la Battipagliese di portarsi sull'1-1, vediamo come gestiranno questa punizione, siamo a sinistra rispetto al fronte offensivo, dunque angolazione complicata, vediamo come sarà gestita, parte il destro che colpisce la barriera, provano ancora a girarsi l'occasione, pallone tra i piedi di Pisapia che però non riesce a calciare, anticipa anche Amura, palla buona, cerca uno spazio d'Auria. Non ci riesce però, ancora lotta con Dauria per tentare di stappare il possesso a Romano, parte il tiro di punta di Amura, nulla da fare. Interrompe il numero uno tra i pali della Fusco Academy, però il pallone è buono per Macangoni ma troppo viene intercettato da Voltone. Buono il tocco a centrocampo, cercano di girarsi, non ci riesce con questo tocco un po' difficile Dauria Simone. E ora Amura Lorenzo a rimetterla in gioco. Voltone. Macangoni prova ad intercettare. Attenzione perché c'è il tiro pericoloso. Qui ha rischiato Noschese. E si riparte dunque da Noschese. Voltone. Qui rischia. Buono per Macangoni. Prova il tiro di punta. Deviazione. Rischio che si sono presi i bianconeri. Stop non perfetto di Di Giacomo, difficile il controllo, ma provano comunque a servire sul secondo palo. Non c'è però possibilità di poter giocare, si allunga un po' troppo, nulla da fare. Impossibile per Dauri arrivare su questa sfera. La mantiene all'interno dei confini di gioco ancora Dauria. Era buono, si era proposto Corrado. Macangone anticipa Amura. Tocco buono di punta, troppo alta per Corrado Mattia. Cangone lungo linea, tocco difficile per Luciani, cercano di non farlo girare, traiettoria deviata, Pisapia che poi serve sul binario di destra ancora per Dauria, messo ora un po' alle strette, sfiorata la videocamera. Mettiamo un pelino più indietro per favorire meglio i giocatori. Ancora Amura. Sfera che esce, vediamo per chi è la palla, si è accordata per le maglie rosse per la Fusco Academy. Oh,
di Giacomo che ancora insiste, spera che passa proprio davanti a Corrado, poi la scivolata che però non riesce a intimorire i portieri, e qui ho dovuto salvare in extremis la videocamera. Si può ripartire con laterale Mossutto, direzione con colpo di testa, è buona l'intenzione, un attimo di reazione di Corrado, poi prova a servire per Dauria, parte il destro di Pisapia che non trova spazio, mamma mia, super intervento qui, il salvataggio in extremis, grandissimo la risposta della Fusco Academy. Noschese a rimettere in gioco la sfera, si mette in mezzo a Mura, non riesce per un attimo a stoppare il pallone, poi palla lunghissima, prova di inserirsi Romano, pallone che impenna sul traversone. Riparte dal fondo, grande lo stop al centrocampo di Pisapia, poi il servizio per Dauria, parte il tiro di Corrado, nulla da fare. Dunque ancora laterale per la squadra di casa, Amura a rimetterla in gioco. Grande il salto di Pisapia, pallone ancora attaccato ai piedi della numero 11, prova a calciare da lontano quel mancino sul primo palo, nulla da fare però. Stanno arrivando le conclusioni però anche da parte della Battipagliese, non si stanno arrendendo, tengono duro nonostante lo svantaggio. Laterale ancora per le maglie rosse, lungo palla che va lontana dal campo. Parte un tiro dalla Fusco Academy che non riesce però a trovare conclusione. Tiro alto, grande risposta di Noschese. Dauria, non si arrende ancora il numero 9, qui la scivolata di Mossutto rischia tantissimo. Amura, pallone in mezzo, sfuggì, mamma mia, sfuggito per un soffio al tocco sul secondo palo. Può ripartire dal fondo. Difesa delle maglie rosse messa un attimo sotto pressione. Circa 10 alla termine di questo match, ancora 1-0, un solo gol è stato segnato all'inizio della partita. Vediamo come gestiranno questi ultimi minuti, questi ultimi 10. Forse si è stoppata per qualche istante, credo ora sia tornato tutto a posto. Yeah.
cercano il taglio i bianconeri, taglio che però non arriva, spera che si va a chiudere sul laterale. Mossutto, messo un po' alle strette, riesce a liberarsi dalla marcatura di Dauria, poi il tocco lungo linea, buono l'appoggio, ancora Mossutto stavolta anticipato dalla scivolata che però colpisce pienamente il pallone, poi il cambio di fronte per Amura, restituisce Corrado al centrocampo, parte il destro dalla distanza, parata in due tempi ma la porta è scoperta e arriva il gol di Dauria Simone a siglare il pareggio, ci sono riusciti. Dunque 1-1, partita che si scalda, che si accende qui a Pestum in provincia di Battipaglia. Ricordo sempre che la categoria 2012 di calcio a 7 di questa edizione della Tirrenium Cup. E dunque arriva il gol anche per la squadra di casa, l'ago della bilancia che torna al centro. Circa 6 i minuti al termine del match. Tra Luciani, buono l'appoggio, provano ad inserirsi, ad anticipare. Amura ora sul laterale, palla ancora buona, niente da fare, aveva cercato di girarsi Corrado. Amura. Ma Mossutto ad intercettare o almeno ci prova, poi Luciani che non riesce a portarsi in avanti, difesa ancora messa sotto assedio quella delle maglie rosse, il tocco morbido filtrante di Voltone, arriva il gol del vantaggio, superano quindi i ragazzi in maglia nera, grandissima la prestazione, si sono svegliati in due minuti, sono riusciti a portarsi a casa due gol, ovviamente svegliati in senso che hanno preso tutte le loro forze e sono riusciti a spingersi oltre il limite nonostante il caldo asfissiante, hanno raccolto le energie e ora sono loro i ragazzi in vantaggio, la squadra di casa che si vede su di una rete quando mancano 5 minuti alla fine del match, ancora scariche di colpi da parte di Corrado, cade a terra Luciani. Si riparte, palla lunga, colpo di testa, prova ad intercettare ma non riesce ad allontanare bene Noschese, palla ancora che si muove lungo linea, ci prova fino alla fine, Dauria, nulla da fare. Stavolta tiro più lungo a centrocampo. Accoglie però l'appoggio di Dauria, poi il destro dello stesso numero 9 che va ad impattare sulla difesa rimbalzando sul laterale di destra. Vitale che intanto ha fatto il suo ingresso in campo, proprio lui incaricato della rimessa laterale, c'è però la gamba alta. Pericoloso qui l'intervento di Corrado. Romano grande qui lo stop, prova a servirla per Luciani, poi sull'out di destra provato a insistere di Giacomo. Guadagnano comunque il corner. Ancora Luciano, parte il traversone in mezzo. Palla buona per De Rosa ma non riesce a calciare. Il ritardo di un secondo, avesse calciato un attimo prima. Palla buona per De Rosa, cerca il sentiero libero, interrompe però Vitale.
Carratu prova di inserirsi, il destro ancora di Romano sopra la traversa. Vitale. Carratu ancora Vitale, prova il taglio centralmente ad accogliere il tiro Voltone. Difesa di Sasso che spazza via il pallone, tocco buono per Corrado ma cadono a terra, è caduto a terra lo stesso Corrado. Punizione golosa questa da battere per i bianconeri. Vediamo come la gestiranno Voltone. Parte il destro, colpito il legno, ma è ancora buono. Interrotta l'offensiva dei bianconeri, ora è il turno. Stavo per dire ora è il turno della Fusco Academy, ma neanche il tempo di dirlo che sono riuscito a recuperare il possesso i ragazzi in divisa bianconera. Alla buona, grandissimo l'appoggio su Carratu, mamma mia, per un soffio forse è rimasto a terra, si è fatto male. È rimasto a terra Mossutto. Si può ripartire dopo il fallo in favore delle maglie rosse. Romano che poi cade a terra, non riesce a coadiuvare l'offensiva. Carratu che cerca di servire per Voltone, spedisce via, prova ad intercettare ancora la maglia bianconera. Grande il taglio che prova ad eseguire, l'intenzione era buona, aveva provato Di Giacomo ad inserirsi, stava cercando di tagliare per Luciani che era sul secondo palo, hanno comunque guadagnato il corner, ancora Luciani, nulla da fare, c'è però il triplice fischio a chiudere qui la partita, parziale ormai consolidato di 2-1, Battipagliese che può cantare vittoria, 2-1 il risultato finale, vi ringrazio per aver seguito con me. Ripeto, siamo sempre a Battipaglia per la categoria 2012 di calcio a 7. Da Lorenzo Almano di La Sport Academy, un buon proseguo di giornata.